Dato che il 95% di quelli che guardano questo video sono uomini, e in quanto uomini abbiamo due grandi passioni nella vita: i motori e la Fiducia nel prossimo. Tanti di voi mi fanno sempre la stessa domanda. È motivo per me. E avete ragione, nei miei video parlo sempre di motori: auto, moto, auto, moto, auto, moto. E le uniche bionde che si vedono spesso non sono quelle che ti aspetteresti. Ma meno male che in questi 3 giorni a Cartagena c'erano le bellissime hostess di Gulli che coi loro sorrisi si scaldavano gli animi e stemperavano il vento freddo che ogni tanto soffiava. Ecco, io lo so che con queste immagini ho già perso l'attenzione del 95% di voi, quindi per questa volta farò affidamento su di voi, 5% di pubblico femminile che state guardando questo video. E ascoltate quello che andremo a fare oggi, perché poi dovrete spiegarlo ai maschietti che intanto stanno... Oggi facciamo un pareggiamento! E che cos'è un pareggiamento? Dato che le gare che siete abituati a vedere non si possono fare senza autorizzazioni, licenza, commissari tecnici federali, durante questi test invernali si utilizzano i pareggiamenti come metodo per divertirsi e per allenarsi in vista delle gare. In sostanza si parte in fila dai box, in base ai risultati fatti segnare nelle prove libere, e vince chi completa un tot numero di giri nel minor tempo possibile. Come vedete parto terzo, perché nelle prove libere dovevo imparare la pista, non avevo la gomma nuova. Quindi la situazione davanti è questa: abbiamo Zappa che farà da apripista e poi si farà da parte, Palladino in prima posizione, un pilota che non so chi sia, che girava lì insieme a noi, secondo, e io terzo. Si farà un giro dietro l'apripista, piano, dopodiché si scanna. 10 giri e che vinca il migliore. Ok, già dal primo giro vedo che il tizio col BMW davanti a me va più lento di me. Quindi devo cercare di passarlo il prima possibile per poi gettarmi l'inseguimento di Palladino. Spam! Che infilata! Passato subito e adesso sono secondo. Penso, spero di averne di più dei Palladino. Quindi posso farcela. 10 giri comunque sono lunghi. Quindi prendiamo il ritmo. Prendiamo confidenza con la moto, con le gomme nuove, dopodiché giù a martellare e andiamo a prenderla. Tra l'altro questo test di oggi è molto importante in vista 2020, perché l'anno prossimo le gare che farò dureranno 10 giri su piste lunghe, quindi saranno circa il doppio di quelle di quest'anno, che duravano 10 minuti, mentre l'anno prossimo dureranno 18-20 minuti. E 8. Finora il best che abbia mai fatto qui a Cartagena. Se consideriamo che il primo giorno avevo girato in 1.40.2. Ho capito la pista, ho iniziato a digerirla e finalmente si inizia a ragionare. Intanto vedo che l'apripista, che tra l'altro è Zappa, il nostro team manager, si è fatto da parte. Quindi Palladino adesso è da solo e io sono secondo. E se conosco bene Palladino, so che adesso che ha perso il riferimento potrebbe andare un attimo in crisi. Quindi potrebbe calare il ritmo. Quindi questa è l'occasione buona per spingere, rifarmi sotto e cercare di passare. Dai che l'ho preso, dai!
Andiamo! Primo! Ok, ora che ho passato palladino, spingiamo. Cerchiamo di avere un buon ritmo per allungare e scappare. Siamo all'ottavo giro. Purtroppo non abbiamo la tabella dei box, perché per venire in Spagna c'è poco spazio sul camion, quindi non potevamo caricarla. Quindi non so dove sia Paladino, perché non ho la segnalazione. Però non sento più il suo rumore, quindi vuol dire che è lontano. Inoltre, quando l'ho passato l'ho visto che era abbastanza in difficoltà, quindi se in questi quattro giri ha girato come in quel giro lì, dovrei avere parecchio vantaggio. Fisicamente comunque mi sento bene. Inizio solo ad accusare un po' di stanchezza muscolare. Tra l'altro sento qualcosa di strano sotto il culo, non capisco cosa sia. Sembra come se si sia staccata la sella o come se si sia rotto qualcosa da dietro. Non lo so, mi dà fastidio che non avete idea. Ok, ultimo giro. Dopo questo pareggiamento nel pomeriggio ci saranno le prove libere e voglio fare una prova molto importante, ovvero quella di montare gomma nuova e fare qualche giro a fuoco per cercare di fare il mio miglior tempo. Quindi ora non voglio stancarmi troppo per arrivare poi stanco a questa prova e buttare via un treno di gomme. Quindi questi ultimi due giri ho mollato un pochino, perché tanto so che Palladino è lontano, quindi easy, mi basta solo arrivare al traguardo ed è fatto. Tanto so che Palladino è lontano, quindi... Ultima curva, bel primo posto, un bel passo, sempre costante, sul 38 alto, 39 basso e bomba, siamo carichi per il 2020. E lui? Da dove cazzo spunta? No. No, 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 non è vero. Cioè, mi è stato dietro per tutto l'ultimo giro? Non è vero. Io ho mollato il gas sul rettilineo pensando di essere da solo. E mi ha passato. Non ci credo. Non ci credo, sono arrivato secondo. Sono un pollo. Mi ha fregato di 24 millesimi.